strato di terreno vegetale, diciamo 30 centimetri, ecco, nei quali si può trovare di tutto, perché tutto quello che è dovuto alla frequentazione è stato dovuto alla frequentazione di quest'area, che tra l'altro è stata area di sfollamento durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi insomma si può trovare anche là, nei primi centimetri di terra, anche la tazzina da caffè rotta, per intenderci. Ma levato il primo strato si entra perfettamente con i materiali archeologici che si recuperano in una fase che non può andare oltre il XIII, inizi del XIV secolo, perché non c'è un pezzo databile dopo il XIII-XIV secolo al di sotto, ripeto, di un primo strato che ha sigillato tutti gli altri. Naturalmente lo scavo è stato sviluppato in tantissimi di questi terrazzamenti, come vedete ci sono trincee dappertutto, queste S con il numero significa scavo numero, trincee dappertutto, e dappertutto l'esito è stato che questi terrazzamenti sono stati costruiti con un lavoro immane, con un lavoro immane che un re poteva sostenere dal punto di vista finanziario, un lavoro immane, perché qui dentro si sono dovuti portare forse milioni di metri cubi di terreno presi dagli insediamenti intorno, e sono terreni che vengono da insediamenti perché sono ricchissimi di ceramica. Noi abbiamo Montella è stato dal punto di vista proprio del lavoro poi un caso, un'ira di Dio, di una difficoltà enorme per la quantità enorme di materiali archeologici che questi scavi hanno restituito. Lo scavo restituisce sempre frammenti ceramici, oggetti in pietra, oggetti in metallo sempre molto pochi, monete sono sempre molto poche, la ceramica è un materiale non distruttibile, indistruttibile, quindi se ne trova tantissima, ceramica che si riferisce agli usi quotidiani, dalle pentole, ai tegami, fino alla lame da mensa, alle anfore nelle quali si conservava vino, olio, insomma eccetera eccetera. Non devo spiegarlo a voi. Bene, questo materiale è un materiale databile fino al XIII-XIV secolo. E quindi dicevo, questi terrazzamenti che hanno richiesto un'opera immane, perché sono tutti muri in pietra che sostengono centinaia di migliaia di metri cubi di terreno, che sono stati realizzati per appunto dare una forma molto umanizzata al colle. Perché poi dovevano essere attraversati da questi acquedotti, questi sono acquedotti, con fontane, giochi d'acqua e quant'altro, per costituire quel giardino di intenzie che era consueto presso le curve.